Oh no, Sandy, mamma mia, Sandy non ce la faccio. Sandy, stu e mortis. Cosa? Ma che cacchio? Raga, che cacchio è appena successo? Come sono finito contro Surge, Rico e Shelly adesso? Ragazzuoli, siamo tornati su Brawl Stars. Come vedete davanti a me abbiamo il nuovo Brawler Lily a 907 coppe. E come vedete abbiamo i ragazzi di Twitch che stanno scrivendo che stiamo cucinando in chat. Perché ragazzi di YouTube, a parte che se volete venire in live sono ogni giorno, circa verso le 2 di pomeriggio e circa verso le 9 di sera. Ma mi è arrivato un regalino da parte di Supercell. In realtà l'ho riscattato io. Guardate qui nei messaggi, ragazzi. L'icona giocatore del creatore. Sono finalmente un creatore Supercell da un mese. Non posso avere il codice creatore, purtroppo. Ma ho scoperto che oltre a questo posso regalare delle skin. Ci sono un sacco di skin che praticamente si acquistano con una sorta di elisir. Provo a spiegarvelo in maniera breve. Se tu hai tot follower, loro ti danno delle elisir. E con questo elisir puoi prendere delle ricompense. Solo che io su quella piattaforma penso di essere la persona con più follower in assoluto combinati. Perché su Instagram ho tipo 160.000 follower. E seguitemi su Instagram. Su TikTok ne ho 2 milioni. Su YouTube ne abbiamo mezzo milione e poi c'è Twitch dove ne ho mezzo milione anche lì. Quindi ho veramente tantissimi punti Elisir e ho scoperto, ragazzi, che vi posso regalare le skin. Adesso, se non sbaglio, c'è Carl Sultano e Rico Sultano circa. E probabilmente manderò il link di queste 5 skin nel mio gruppo Discord degli abbonati. Quindi se siete abbonati su Twitch ve le mando, i primi che le riscattano se le prendono. Le manderò a caso, non si sa quando. Però ve le manderò. State ben attenti, ragazzi, che siete abbonati nel gruppo Discord, perché potreste ricevere dei link con dei regali. E visto che abbiamo questa icona giocatore e abbiamo un bro che mi invita, io accetterei la sua richiesta e andrei a flexare sul mio profilo, magari qui, tipo al posto di questo. L'icona del creatore, ragazzi. Uno dei pochi al mondo e in Italia ad avercela. Non so nemmeno io come ho fatto a prenderla. Grazie, ragazzi, vi voglio bene perché grazie a voi l'ho presa. Proprio per questo voglio dare a voi le ricompense. Non le voglio prendere per me, a me non interessa delle skin, le voglio regalare a voi. Ah, e ve lo dico, non la metterò come fotoprofilo, perché come fotoprofilo io terrò sempre Jessie, che è il mio brawler preferito. Al massimo metteremo la emote del cucinare, però voglio rimanere fedele al mio passato. E soprattutto ho iniziato a giocare con Jessie ed è stato sempre il mio brawler preferito. Quindi lo metteremo solo nel profilo da battaglia. Non si flexa troppo, no? Bisogna rimanere umili. E ragazzi, a proposito di abbonati, qua dobbiamo accettare un po' di personcino. Abbiamo degli LL, abbiamo anche degli LMZ con la fotoprofilo del cucinare. Allora, questo lo accettiamo perché è un LL. Qui abbiamo un altro LL, però la fotoprofilo di Edgar non va bene, bro, non va bene. Qui abbiamo un GX. Hell nah! Abbiamo una faida con i GX noi, ragazzi. E LL, scherzo, non è vero, ti voglio bene, Grax. Queste qui le rifiutiamo. E ragazzi, preparatevi perché si stanno liberando dei nuovi spazi per mandarmi l'amicizia. Sentitevi liberi di mandarmeli. Io poi vedo chi accettare con calma. Il mio codice è questo qui. E ora siamo pronti, ragazzi. Aspettiamo l'invito e poi facciamo Lily al grado 30. Ieri abbiamo failato il grado 30 brutalmente. Siamo arrivati a 970 coppe e siamo scesi a 907. Però oggi mi piacerebbe non solo portare il grado 30, ma poi primo in Italia. Vediamo. È cambiata fortunatamente mappa quella di ieri, ragazzi. Era una mappa per il long range. Con Lily abbiamo fatto davvero tanta fatica. Che strano, ragazzi, avere il coso del codice creatore, ve lo giuro. Cioè, questa cosa la sognavo quando ero piccolino, che guardavo gli altri creator, guardavo Kairos Time. Adesso ce l'ho nel mio profilo, ragazzi. E questo deve insegnarvi che, porca vacca, chiunque può fare quello che sto facendo io, ragazzi. Io non sono nessuno di diverso da voi. Sono una persona normalissima. Una persona che ci ha creduto un po' di più, magari. Però credete sempre nei vostri sogni, perché si avveranno sempre se ci lavorate ogni singolo giorno. Mi raccomando, ragazzi. Io vi voglio vedere vincere, tutti voi che state riguardando questa live. Tutti voi che siete live, voglio vedervi raggiungere la cima, ragazzi. Dovete spaccare tutto, perché dobbiamo cucinare qualsiasi cosa nel mondo, in generale. Dobbiamo stare i fornelli, ragazzi. Siamo degli chef. E a proposito di chef, iniziamo. Ehi, ti ho visto che non ti sei iscritto al canale e soprattutto, mannaggia te, bevi i tuoi 2 litri d'acqua al giorno, che ti fanno bene per la tua salute, mi raccomando. E non mi pagano per dirvelo, non ho l'etichetta. Prima partita del giorno, mi metto gli occhiali perché oggi non voglio perdere. Siamo contro dei personaggi molto importanti. Mi sa che qua potrei andare avanti utilizzando questo gadget qui, così mi trovo di fianco a Rico, che mi ha fatto molto molto male. Rico bella tosta, eh. Veramente veramente tosta. Ok, abbiamo la palla, vi avanzerei. Qui abbiamo il danno boostato, quindi andrei leggermente avanti su quel Rico che non se l'aspetta. Se l'è aspettata dopo. Mamma mia, si fa molta fatica, ragazzi. Questo brawler non è così forte come pensavamo. Ci sono alternative molto migliori. Aia. Ok. Attenzione. No. No.
Iniziamo molto male, ragazzi. Allora, io devo dar fastidio nel loro spawn. Devo rimanere nei cespugli qui. Così loro passeranno tutto il tempo a cercare me, facendo estremamente fatica a prendere i miei compagni. Solo che hanno un Mortis che sta rubando tutte le gemme. Ok, ricarichiamoci la ulti. I miei compagni hanno preso le gemme. Io sono ancora nel loro spawn, ma mi sa che avanzerò così con il gadget. Perfetto. Sai che hanno preso le gemme qui. Bravissimo Carl. Ottimo. Sono pronto per pushare così. GG Tara. Ottimo. Mamma mia, in difesa è illegale. Ragazzi, potremmo aver trovato la sua mappetta, eh? Mamma mia, pure il gadget finale per scappare così. Insane. Let's go. Un bel 3-0 in questa partita. E abbiamo fatto le prime coppe. Potremmo aver trovato la sua mappa, ragazzi. Potremmo aver trovato la sua mappa. E abbiamo trovato anche uno star drop epico. Let's go. Da 1 a 10 quanto assomiglia a un kiwi? Allora, ragazzi, con questa storia del kiwi avete ragione. Mi sono messo di fianco ad un kiwi ed effettivamente la mia testa sembra un kiwi. C'è poco da dire, ragazzi. Allora, potremmo avere la strategia. Usiamo gadget e ci muoviamo su qui. E poi ci nascondiamo nei loro cespugli e basta. Loro passeranno il tempo a cercare me, mentre i miei compagni prendono le gemme. Io nel frattempo cerco di farli fuori. E va bene così. Magari non è divertente come giocare a Brawl Ball, però... Allora, facciamo così e ci spostiamo di qua. Nel cespuglio. Usciato la loro Jessie, ma non penso sia troppo un problema. Ok, ci rinascondiamo nel cespuglio. Ottimo per Dario e per Rezco, se non sbaglio, si chiama il bro. GG per quello lì. Mamma mia, quanto siamo forti, ragazzi. Quanto siamo forti, let's go. Bro, non serviva il blind mode del pagliaccio. Ok, l'abbiamo riportato a 900 coppe. E va bene così. Tra l'altro ieri a che maestria l'ho portato? Ah, non gli ho fatto tutti i punti ieri, rip. Sennò potevamo essere tra i primi a fare la maestria dorata. E dopo vi ricordo, ragazzi, che gli abbonati di Twitch oggi vi manderò le prime emote gratis che mi ha dato diventando creatore Supercell. Allora io rimango qui nel loro spawn. Il verso di Tick? Sglobo, 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 sglobo. Calmi, rimaniamo qui, rimaniamo qui. Rimaniamo qui. Ottimo. Ragazzi, potremmo aver trovato la effettiva strategia migliore per questo brawler. Abbiamo il nostro Bo che tiene il centro, si prende le gemmine. Qui mi tocca muovermi e andare in questa direzione qua. Godo, Tara è andata giù. Sapevo che potevo colpirla solo una volta, l'ho presa con l'ultimo colpo, che sapevo gli avrebbe fatto più male, e quindi è rimasta giù. Ora vado diretto così. Ah. GG ha messo giù bene il gadget. Li abbiamo cucinati. Pure Carl è una scelta esotica, però funziona. Fai il verso di Bo. As strong as the mo. No, aspetta, lo so far bene il verso di Bo. Aspetta. Aspetta, lasciami cucinare. We must fight for peace. Devo fartelo anche col filtro, aspetta. We must fight for peace. My mind is clear. Ok, sono nel loro spawn. Ora loro inizieranno a panicare e a cercare di tirarmi giù, ma non ce la faranno. Ah, che bella Raffa Gemme. Mi era mancata, non la giocavo praticamente da quando abbiamo fatto Jessie al grado 35. Qua ci stiamo divertendo a spawn killarli, quite literally. Niente, Carl si è sentito molto esotico. No, che cacchio succede? No! No! È scorretto, ragazzi. Dimmi che... Ok, me l'ha fissato. Facciamo così, andiamo nella loro. Ok, Mortis. Hanno preso le 10 gemme. Io li tengo nello spawn. Mamma mia, ragazzi. Quanto li ho cucinati. Questa triple kill. Guardate qua che giocatone, ragazzi. 1, 2 e 3. Let's go. Un altro star droppino. Raro, va bene, ci sta. Stracucinati, zio. Li abbiamo veramente abbrustoliti. La skin più bella che ho. Indubbiamente la skin più bella che ho è Jessie Dorata, il mio brawler preferito. Se no, è la nuova skin di Jessie, è stupenda. Jessie delle montagne, non so come si chiama, ma io la chiamerò così. Allora, vediamo di migliorare ancora di più questa strategia, nel senso che facciamo così e andiamo in questo cespuglio. E poi da qui ci spostiamo qua piano piano. Hanno Cordelius che dà molto fastidio a questo brawler, soprattutto perché c'è un bug, ragazzi. Gliel'ho provato a segnalare a Supercell, vediamo cosa faranno. Se Cordelius ti colpisce con la ulti e tu lo fai fuori, rimani da solo nel suo regno per 6 secondi.
Che è bruttissimo perché non puoi attaccare gli avversari e così via. Stra noioso. C'è qualcuno nei nostri cespugli? Sì. Ah no, eccolo lì, era Leon invisibile. Ottimo. Scusate se ho preso una gemma, non volevo. Peccato che non ci sono più i cespugli loro. È un bel problema questo. Mi sa che andrò semplicemente nell'altra dimensione e spero di caricarmi la ulti stando qui. Ottimo. Attento Carl, che abbiamo le gemme precise. Attenti a Capra Swag. E abbiamo cucinato anche loro. Ragazzi, potremmo avere la mappa. Potremmo avere tutto. Il team, la mappa, i brawler. Mamma mia, 7-0 con Carl. Sei un drago, my man. Una mancanza di oro sul mio account. Una carenza importante, ragazzi. Mi servono per potenziare l'account. Anche perché a breve dovremo fare il max account. Ve l'ho promesso. Sta arrivando, ragazzi. Stiamo cucinando anche quello. È forte. È ok. Allora, siamo contro Angelo, che mi faceva paura. Ora non mi fa più così paura perché ho un bel po' di vita. Ems e Rico, mi sa. Sì, allora facciamo così per muoverci. Mi hanno sciolto completamente. Però hanno dovuto usare gli attacchi per me. Quindi ora i miei compagni fanno un po' meno fatica. Tiriamo giù l'angelo, ottimo. C'è Carl che sta inseguendo quell'Ems e mi dà il tempo di risalire. Questo brawler mi dà l'aria di essere molto skill. Non vedo altre spiegazioni, ragazzi. Ah, rip. Ha schivato la mia ulti. Teniamo qui quel Ferdi. Oh, il Ferdi sta cucinando. Sa chi sono. Ok, il nostro bowl, gli manca una gemma e ci siamo. Contro la rovescia è partito. Io vado avanti con il gadget così non mi vedono. Ah, speravo ci fosse qualcuno qui nel mezzo, ma non c'è nessuno. I miei compagni li stanno letteralmente annichilendo. GG. E siamo tornati a 950, quindi precisamente la soglia 29 con una win streak anche carina. Vamos. Stiamo cucinando, bro. Oggi i fornelli sono belli caldi. Sono, non so se li senti, si dovrebbero sentire fino a dove abiti. Esatto, Bruno Barbieri ci fa un bel buff, ragazzuoli. Un baffone gigante. Ah, non sono riuscito a tirare una hit a quel Mortis, però ho quasi la ulti. Praticamente caricata tutta senza hittare mai. Qui devo prendermi il gear per muovermi nei cespugli più velocemente. Patrick ha il grab e pensa di potermi grabbare in chill. Quel Mortis ha preso le gemme. Qua stanno provando a spawn killarmi, nel senso che sono nel loro spawn. Ma sono io che sto sponchillando loro. Preso per miracolo il bro. Sono ancora vivo in tutto ciò. I miei compagni hanno avuto il tempo di fare dei progressi carini. Andiamo avanti con il gadget e ci piazziamo esattamente qui, dove c'è il Mortis, che è costretto a tornare indietro. È un'ottima cosa questo. Prendiamo la gemma. Prendiamo le altre due gemme. Chi ha l'ultima gemma, ragazzi? Facciamo così. Ottimo, questo gadget è veramente devastante da questo punto di vista. Torniamo nello spawn, ragazzi. Qui abbiamo fatto una giocatona. Abbiamo cucinato decisamente. Andiamo a prendere anche le ultime gemme. Mi ha grabbato Jin, ma non può fare grandi cose. E ragazzi, ci siamo portati a casa questa partita. Addirittura la emote del clown. Buona, buonissimo. 4-1, nonostante io sia stato nel loro spawn tutto il tempo. Arriviamo a 960 coppe con una win streak di 5. Let's go. Quante coppe ho? 46.399. E a proposito, mi manca una partita alle 46.400 coppe, ragazzi. Questi ci daranno fastidio, soprattutto Tara sicura l'overdrive. Nita con l'overdrive è un gran brawler, ragazzi. Veramente un gran brawler. Vado al loro spawn. Ah, rip, perché è andata a parte del loro spawn. No, all'overdrive Nita, porca vacca. Questo è un gran problema, ragazzi. Dov'è l'orso? No, dai, come l'ha schivato quello? Ottimo, ragazzi. Sto game è stato tutto strano perché nessuno di loro ha tenuto la posizione, tipo. Ma va bene così. Cucinati! L'importante è fare coppe, no? 982. Aspetta. No, aspetta. Ho paura, ragazzi. Ho molta paura. No, non arrivo a 999, vero? Non arrivo a 999. Potrei mettermi a piangere. Mr. P Max. Oh, ok. Troppo casino. Andiamo in un'altra dimensione. Spostiamoci qui nei cespugli. Tara non è vicino a me. Quando sanno come funziona il nuovo brawler è sempre la fine, ragazzi. Devo andare su quella Maxine a tutti gli effetti, a tutti i costi. No, non ci credo. Calmi, calmissimi. Allora, qua cosa posso fare per rendermi utile? Mi conviene avanzare, cercare di ricaricarmi la ulti piano piano e ultare su Max.
che sta scappando attualmente a GG. Ha dei bei riflessi col Max. GG Tara per aver usato la ulti. Noi andiamo in un'altra dimensione. Torniamo qui nel cespuglio. Ricarichiamoci la ulti. Dobbiamo tenere lontano il bro Max. E si è ricaricato la ulti muovendosi. Quindi sappiamo che ha quella ulti lì. Partito il timer. Noi nel frattempo siamo ancora qui. Dario penso sia partito. E abbiamo vinto. GG. Mamma mia ragazzi, che partita strana anche questa. 993 ragazzi. In teoria siamo ad una partita. Vamos. Perché sto giocando a Raffa Gemme? Perché è tipo la mappa migliore dove giocarlo oggi. Abbiamo già provato Brawl Ball e fidati, non è così forte perché è pieno di tank che lo distruggono. E yeah. Signore di Brawl Stars, vi prego. Allora, io spero che questo 4 su 6 sia uno sniper. Spero che questi 5 su 6 siano degli sniper. Allora, abbiamo un Mortis, un genio e una rosa. Ok. Il bro sta spinnando. Oh, Giannix la give. Grazie, Giannix. Che leggenda. Questo ha tirato dritto. Dobbiamo stare comunque attenti, perché c'è il pool di genio, ragazzi. Dobbiamo stare molto, molto attenti. Andrei qui. Circa. Ottimo. Eccoci qua che prova a trollarla all'ultimo secondo. Scontato. Andiamo in un'altra dimensione e abbiamo vinto, ragazzi. 1000 coppe con Lily. Let's go. Anzi, in realtà l'abbiamo portata a 1004 coppe. 1004 coppe e, ragazzi, vi devo dire la verità, siamo sesti in Italia. Con una partita potremmo arrivare secondi e poi ci vuole un po', possiamo arrivare primi. Io direi che si gioca ancora. Non ci fermiamo con 9 win streak, ragazzi. Non ci fermiamo. Andiamo dritti per dritti con la soglia 30 di questo brawler e la cuciniamo. Oh no, Sandy, mamma mia. Sandy non ce la faccio. Sandy, Stu e Mortis. Oh. Cosa? Ma che cacchio? Raga, che cacchio è appena successo? Come sono finito contro Surge, Rico e Shelly adesso? What? L'avete visto anche voi, ragazzi? Non mi... Cioè, sono finito in un'altra lobby? Ah, è un bug, ok. La cosa più strana che abbia mai visto, ragazzi. Spero mi dia le coppe, però. Godo, ho usato la ulti per niente. Le spostiamo qua. Ho le gemme, anche se non mi piacerebbe... Cioè, preferirei non averle, sarò sincero. Tosta sta partitozza, bravissimo Dario. Chi è che sta prendendo le gemme di loro? Non capisco, mi sa Shelly, sì. Prendila tu, bro. Bravo. Fammi prendere la decima, che qua posso trasformarmi invisibile. Godo. Spettacolo, andiamo sul fondo. E abbiamo cucinato, ragazzi, siamo tornati alle 1000 coppe. Let's go. Non so cosa sia successo, ragazzi. Meglio così, ci ha cambiato la lobby e abbiamo vinto. Spero che me le dia. Me le date. Oh, io voglio vedere il battle log. Ma che cacchio è successo? No. No. Mi ha tolto le coppe perché si è buggato il gioco. No, vabbè, ragazzi, ma perché? Perché? Io ve lo giuro. Ma che cacchio è successo? No, ragazzi. Questo era segnalare, ragazzi. Cioè, noi siamo entrati, si è glitchata la lobby, siamo finiti con questi. Dopo un secondo di partita. E abbiamo perso le coppe e la win streak. No, mi è rimasta la win streak. Ma c'ho 4 di win streak con una sconfitta, ragazzi. Com'è possibile che ho 4 di win streak con una sconfitta? Io voglio vedere il replay. Adesso voglio vedere che cacchio è successo. Ah, eravamo dei bot. Molto semplicemente. 4 di win streak, ragazzi. Impossibile tornare al rank 30. No, ragazzi, io è la maledizione. Dovevo rimanere al grado 30. Io veramente non ho paura. Non. Boh. Boh. Adesso chiamo la Supercell, ragazzi. Faccio uno squillo. Io ce l'ho il numero, Facciamo uno squillo. Oh, le mie coppe! Le rivoglio nel mio account, quelle coppe lì. Voglio che mi vengano aggiunte 10 coppe a questo brawler. Voglio che... Me lo dovete proprio insta portare al grado 35. A 2000 coppe per il disagio. No, non è vero, sto scherzando, però... Io spero che mi tenga la win streak, almeno. Se mi tiene la win streak, sono anche quasi tranquillo, più o meno, perché poi qua... Nel chill alla fine è colpa tua. Hai detto non volevi giocare contro Sandy, così ti ha dato la lose subito. Ma non vuol dire niente! Non vuol dire niente! Boh, io ragazzi sto impazzendo. Tra l'altro questa palesemente sta andando veramente male, perché... Contro chi siamo? Max e quell'altro lì, Mortis e... Allora ci spostiamo, andiamo qui.
Perché non mi se teletrasporta? Lì li facevo fuori tutte e due. Se mi ha fatto il danno del seme, ma io sono morto. Com'è possibile? Sto gioco, ragazzi, ve lo giuro. Calma, 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 andiamo qui. Calmissimi, stiamo recuperando gemme. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati alle 1000 coppe, ragazzi. Ah, mi ha tenuto la serie di vittorie. No, adesso, ragazzi, io mi spiego. Cioè, voi mi spiegate come è possibile che con una sconfitta creata da un glitch noi abbiamo la serie di vittorie. Cioè, allora non mi togliere le coppe. Se mi vuoi proprio trollare che mi dici ti lasciamo la serie di vittorie, va bene. Va bene così. Allora, siamo contro... Oh, Pocho? Tara e Mortis. Vado sulla sinistra. Ok, sono nel loro spawn. L'obiettivo è proprio quello di spawn killare. God ha sprecato il gadget. Doppia X. Qua stiamo a baitare i loro attacchi nello spawn, ragazzi, cercando di non farli progressare. Ehi, Pocho, basta attaccarmi. Ok. Abbiamo dato un sacco fastidio a quel Mortis lì. Guarda come sono partiti subito all'arrembaggio per... GG! Let's go, ragazzi! Allora, ragazzuoli, qui arriviamo a 1013 coppe e in teoria, fatemi un attimo vedere la classifica italiana, in teoria, siamo secondi terzi, nel senso che siamo in pareggio con Eric di Outlaws. Mio fratello Eric lo sta portando su di brutto, è il suo terzo brawler con più coppe. Potrei fermarmi qui, ragazzi. Una la si può rischiare in caso è meno 11. Vai, bro. La rischiamo, ragazzi. Se la rischiamo e vinciamo, arriviamo secondi in Italia e va benissimo così. Let's go. Eccoci qua. Ovviamente la ludopatia è andata male. Esatto. Ragazzi, questo è un chiaro segno che non dovete mai giocare d'azzardo. Però, secondi in Italia, ce lo accogliamo. Abbiamo recuperato le coppe nonostante un glitch. Facciamo finta che queste non le abbiamo perse appunto per via del glitch. E siamo secondi in Italia. Let's go. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete vedere altri miei due video, io ve li lascio qui. E noi ci vediamo al prossimo. Let's go.